Presidente, oggi è una grande festa allo stadio, tanti bambini che hanno potuto assistere a una partita gratuitamente. Scordia per il sociale, da dove partiamo prima? Da questo o dal risultato di 1-0? No, partiamo dal sociale. L'avevamo detto, noi ci teniamo tanto a lanciare il settore giovanile, a puntare tanto sui giovani. Questa è la prima dimostrazione di quello che stiamo iniziando a fare. È davvero un piacere. Presidente, dalla prima partita c'era così molta diffidenza, adesso il pubblico comincia a capire che vale la pena di divertirsi qui allo stadio, diciamo, la domenica. Diciamo che stanno iniziando a seguire questa lunghezza d'onda, la gente ci tiene, vedo veramente il calore di una città che non credevo. Si sente la differenza e speriamo di poter continuare anche meglio. È una squadra esuberante che potrebbe segnare tanti gol, ma poi paradossalmente deve soffrire fino alla fine. Ma soffre fino alla fine perché magari qualche azione mancata, qualche attaccante, magari è una squadra che deve crescere in concretezza. Se i ragazzi hanno un po' di concretezza in più, vedremo, oltre allo spettacolo, vedremo veramente vittorie più pesanti. Ma va bene così, fino a quando c'è il risultato va bene così, va bene, si soffre, pazienza. A che punto siamo del cammino, Presidente, di quel progetto di cui abbiamo sempre parlato? Al 10%, ancora siamo al 10%, ancora devono partire tutte le grandi cose che dicevamo. Ci stiamo lottando, stiamo iniziando, diciamo, ad investire e proseguiremo secondo quella linea che vuole. Grazie. Ma siamo solo all'inizio. Grazie Presidente, forza Scordia. Grazie a voi. Perché più siamo, più vinciamo. Più vinciamo. Grazie. Grazie, buonasera.